Oggi parleremo dei dignitari di loggia, figure essenziali per il funzionamento interno della loggia. Se siete interessati, seguitemi dopo la sigla. Cari tutti, sono Emanuela e mi occupo di storia della massoneria. In questo nuovo video vi parlerò dei dignitari di loggia. Prenderò come esempio il regolamento del Grande Oriente d'Italia, che appunto descrivono queste figure. I dignitari di loggia assistono il maestro venerabile nella conduzione della loggia. Di solito durano in carica un anno e sono rieleggibili. Possono essere eletti dignitari i fratelli che abbiano un'anzianità nel grado di maestro di almeno un anno. Il segretario deve aver maturato la stessa anzianità. Sono dignitari di loggia il primo sorvegliante, il secondo sorvegliante, l'oratore, il segretario e il tesoriere. I dignitari di loggia sono quelli legittimati dalle tradizioni e sono nominati dal maestro venerabile. I sorveglianti vigilano sulla condotta dei fratelli per quanto riguarda i loro adempimenti verso la loggia. Essi periodicamente hanno il dovere di verificare le attitudini dei singoli massoni nel corso del proprio percorso massonico e ne riferiscono al maestro venerabile nel corso del Consiglio delle Luci, che è un organo composto dal maestro venerabile, dal primo sorvegliante e dal secondo sorvegliante. Durante i lavori i sorveglianti curano che il tempio sia sempre al coperto e che tutti i fratelli siano presenti e siano insigniti del grado nel quale si lavora. Essi aiutano il maestro venerabile nell'apertura e nella chiusura dei lavori e negli altri procedimenti rituali, annunciando alle rispettive colonne i lavori proposti dal maestro venerabile. Comunicano al medesimo tutto ciò che interessa l'andamento dei lavori in corso. Inoltre, avvertono il maestro venerabile, battendo un colpo di maglietto, delle richieste dei fratelli per ottenere la parola. Vigilano affinché il maestro delle cerimonie, gli esperti e gli altri ufficiali adempiano in loggia ai rispettivi uffici. I sorveglianti non possono abbandonare il loro posto durante i lavori senza essere immediatamente sostituiti. Il primo sorvegliante controlla particolarmente l'assiduità ai lavori e ritira all'obolo dei fratelli che, previo benestare del maestro venerabile, abbiano lasciato eccezionalmente il tempio prima della chiusura dei lavori. Il secondo sorvegliante, in collaborazione con il tesoriere, controlla e segue la regolarità dei pagamenti dovuti dai fratelli al tesoro di loggia. Invece l'oratore assicura il rispetto delle leggi dell'ordine durante i lavori di loggia. Egli cura l'istruzione massonica della loggia, pronuncia discorsi nelle cerimonie iniziatiche, svolge e spiega con speciali allocuzioni i simboli iniziatici dei tre gradi simbolici. Nella ricorrenza di ogni festa dell'ordine, nelle date memorabili per la massoneria e per la vita nazionale e la civiltà umana, l'oratore pronuncia appropriate orazioni, sviluppando argomenti di interesse massonico, filosofico, scientifico, storico, educativo, secondo la propria scelta ed intesa con il maestro venerabile. È suo compito ricordare in loggia le virtù dei fratelli passati all'Oriente Eterno. Custodisce il libro della sapienza nel quale sono raccolti la Costituzione e il regolamento dell'ordine, il regolamento di loggia e provvedimenti di carattere normativo. In caso di assenza del titolare, il fratello che svolge la funzione di oratore continua a esercitarla fino a conclusione della discussione in corso, anche ove sopraggiunga l'oratore titolare. Il segretario riceve e conserva nei locali della loggia o in un altro luogo, se autorizzazione del maestro venerabile, tutte le carte, i registri e i documenti della loggia. Provvede all'adempimento di tutte le funzioni di carattere amministrativo. Cura e sottopone al maestro venerabile la corrispondenza e ne tiene i protocolli della posta in arrivo e di quella in partenza. Provvede su incarico del maestro venerabile alle convocazioni. Compila e tiene verbali delle tornate di loggia in appositi registri a fogli fissi e numerati. Custodisce e aggiorna il libro matricola, da cui si ricava il piedilista dei fratelli, il registro delle presenze, nonché gli altri documenti di loggia. Il segretario deve tenere in ordine, per ciascun grado e per ciascuna seduta di consiglio di commissione, un registro contenente i verbali firmati dopo l'approvazione dal maestro venerabile, dall'oratore e dal segretario stesso. Al termine del proprio mandato, il segretario consegna immediatamente al suo successore tutto quanto gli è stato affidato dalla loggia in funzione del suo incarico.
Della consegna viene redatto un verbale che, vistato dal maestro venerabile, rimane depositato tra gli altri atti della segreteria di Luggia. Il segretario aggiunto aiuta il segretario titolare nelle sue funzioni e attività e lo sostituisce in sua assenza. Veniamo adesso alla figura del tesoriere. Custodisce i fondi della Luggia che ne costituiscono il tesoro. Provvede alla riscossione delle capitazioni e di ogni altro contributo dovuti alla Luggia oppure ad altri organi dell'obbedienza. Dà corso ai pagamenti contro ordinativo del maestro venerabile e cura l'impiego del tesoro secondo i deliberati dalla Luggia in terzo grado. Inoltre, tiene in ordine e aggiorna tutte le relative contabilità e rimette periodicamente al secondo sorvegliante una nota dei fratelli morosi verso il tesoro di Luggia, specificando per ciascuno la causale e l'entità delle somme dovute. Ancora, redige annualmente il rendiconto delle entrate e delle uscite. Le funzioni del tesoriere non possono essere cumulate con quello di architetto revisore. Grazie per aver seguito questo video. Se ti è piaciuto l'argomento, ti prego di mettere un like, di iscriverti al canale YouTube, di cliccare anche sulla campanella delle notifiche in modo da rimanere sempre aggiornato sui video. Grazie.